Ragazzi, sono le 3:40 di notte e non so se lo sentite, sta piovendo. Speriamo che smetta per la mattina. Dai, torno a dormire. Sono quasi le 7, mi sono alzato già alle 6:15 e sto facendo tutte le cose a rilento. Qua ci sono già un po' le borse, la bici è ancora legata lì dietro. Stanotte, come avete visto, ha piovuto dalle 3:30 fino alle 5 più o meno, quindi è tutto ancora zuppo. Cerco di far asciugare un po' le cose e mi vesto, mi preparo e vado in stazione, perché come vi ho detto oggi mi sa che il passo del San Gottardo me lo faccio in treno, perché non è proprio cosa, anche perché danno temporali dalle 11 fino alle 3, mi sembra, quindi con quelle pendenze, il carico, se ci si mette anche il temporale, no ragazzi, non sono qui a fare una sfida, mi spiace, ci tornerò sicuramente in backpacking un po' più leggero, ma oggi cerco di cavarmela in qualche modo. Ciao ragazzi, a dopo. Arrivato a Goshenen, o come si dica, questa è la stazione, di là è la strada che devo percorrere, ma guardate il cielo, non promette nulla di buono verso quella direzione, quindi mi do una mossa. Mi sono fermato per mettermi l'antivento perché è tutta discesa, tutta in ombra e fa abbastanza fresco, quindi game on ragazzi. Ragazzi, lo so quello che state pensando, che mi sto godendo delle discese che non mi sono meritato per non aver fatto la salita e il passo del San Gottardo. Ma vi prego, non infierite anche voi, perché già ci sto male, ci sto pensando da tutto il tempo, da stamattina, e ve l'ho già detto, non lo so, sono triste. Intanto mi godo questi paesaggi e siamo passati da 37 gradi di ieri ai 18 di oggi e in discesa si sentono tutti. Proseguo ragazzi, vi prego davvero, non insultatemi nei commenti. Ciao. Certo che riuscire ad andare piano anche in discesa ce ne va, guardate il vento che tira contrario, secondo me è la punizione per non aver fatto il San Gottardo, quindi me la sconto e me la pago e pedalo anche in discesa, ragazzi, vado. Ragazzi, ovviamente ha cominciato a piovere, vento contro, pioggia, e pensate che io mi ero illuso di fermarmi da qualche parte a stendere la tenda e la maglietta per farla asciugare, visto che le ho ritirate ancora bagnate, rimarranno bagnate, speriamo che migliori, ma guardatela in fondo.
Nulla di buono. Mi aggiorno. Ragazzi, mi fermo 5 minuti sotto questa tettoia perché adesso, come avete visto, sta piovendo veramente forte. Sono da zuppo, i pantaloni sono marci, per fortuna che l'antipioggia sta reggendo e niente, ma anche se mi fermo mi sa che ci sono poche speranze che venga un po' di sole o almeno che smetta di piovere. E comunque siamo passati dai 37 gradi e sole di ieri a 15 gradi di oggi con pioggia e vento. Davvero, la prossima vita rinasco appassionato di villaggi Valtour. Certo che visto con il sole sarebbe stato tutto un altro effetto, ma così è. Nel frattempo ha forse smesso di piovere, quindi tra poco tolgo anche il cappuccio e spero di asciugarmi un pochino, quindi buona, anche se il cielo continua a essere minaccioso, ma almeno ha smesso di piovere. Bella illusione che avesse smesso di piovere è durata veramente poco, ha ricominciato e decisamente di nuovo forte. Che bella giornata, forse davvero, meno male che non l'ho fatto a San Gottardo questo tempo. Direi proprio di no, che non ha proprio smesso. Guardate un po' come piove, come sono bagnato, completamente zuppo. E dovrebbe essere così fino alle 4, credo. Sta anche tuonando, devo trovare un posto un po' più riparato che questo. Ragazzi, ho scritto a 3 War of Shower e 2 mi hanno risposto dandomi la disponibilità per ospitarmi per questa notte, anche se non parlo tanto bene le lingue, soprattutto l'inglese. Uno è proprio qui a Brunnen e l'altro è a 25 km. Avrei preferito farmi 25 km per togliermeli da domani, ma visto che continua a piovere ho deciso di fermarmi qua dal marito e moglie che mi ospiteranno. E magari ve li presento dopo, ma non so se faccio il video a casa loro. Quindi mi preparo e vado da loro, che sono qua a 500 metri. Quindi per oggi la chiudiamo qui con 50 km. A dopo, ragazzi. Questa è la tecnica che ho imparato da Omar. Sono qui, parcheggiato per ripararmi della pioggia davanti a una chiesa. Guardate un po', la chiesa è aperta. Qui ho messo tutta la mia roba lì.